oggi per noi è una bellissima giornata perché possiamo, diciamo, rendere pubblico un rapporto che ci lega all'Arma da sempre in realtà, ma che poi, insomma, ci stavamo rendendo conto qualche anno fa che non poteva essere sempre soltanto di telefonate, lamentele rispetto a situazioni che ovviamente nulla hanno a che fare con l'Arma, ma l'Arma ha sempre risposto in maniera immediata e diligente per quello che poteva, ma perché proprio ci rendevamo conto che dovevamo dimostrarlo questo affetto e non soltanto a parole. E allora abbiamo pensato a questo, quindi cosa poteva aiutare l'Arma dei Carabinieri nel loro lavoro, soprattutto nelle fasi magari più complicate della notte, eccetera. Allora abbiamo pensato a un visore notturno, aiutati ovviamente da chi è esperto dentro l'Arma, abbiamo provato a scegliere la tecnologia maggiormente più moderna, diciamo più adatta ai loro bisogni, e anche tutta una strumentazione, cioè non sono un tecnico né agricolo né dei carabinieri, quindi userò magari parole improprie, però una strumentazione che possa memorizzare tutta una serie di attività che il visore consente per indagini e poi magari per successive operazioni della giustizia, eccetera. Ma sicuramente l'Arma è una forza di polizia a competenza generale che ricorre moltissimo alle strumentazioni tecniche, che chiaramente sono sempre al servizio dell'apprezzamento umano e quindi critico degli operatori che formiamo in questo senso. È ovvio che si tratta di un supporto molto importante ed è questa la ragione per la quale noi veramente ringraziamo Confagricoltura per questa bella iniziativa. Un'iniziativa che ha un valore per noi rilevante perché testimonia la bontà di questa sinergia che abbiamo iniziato alcuni anni fa e in qualche modo testimonia anche, direi, il tradizionale e strettissimo legame dell'Arma dei Carabinieri bolognese con il territorio metropolitano. Voglio dire che questi strumenti stanno già consentendo ai 78 presidi dei carabinieri presenti in questa provincia al servizio dei 55 comuni di raggiungere importanti risultati e in senso preventivo e anche in senso repressivo, perché abbiamo già identificato dei gruppi criminali dediti, insomma, al furto di apparecchiature agricole, attrezzature agricole in generale, con attività di indagine che stiamo conducendo in maniera serrata con l'autorità giudiziaria Felsinia.